Ciao amici, bentornati a un'altra puntata della reazione dell'americano. Io sono l'americano, mi chiamo Franco. Oggi sto a fare una reazione a lui. Questo è uno dei miei alunni, è un artista canadese. Non è grande, ma è conosciuto, fa bene, specialmente qui in Toronto. Si chiama, io so il nome vero, ma il nome che usa nella musica è Cholo Cash. È uno dell'America del Sud, è qui da Toronto, fa qualche canzone in spagnolo pure, che habla spagnolo. È un bravo ragazzo, ci parlo ogni tanto, forse sono 3-4 mesi che non ci parlo ora, ma lui esce con una nuova canzone ogni 3 settimane, 4 settimane, so ci sanno tanti che non ho conosciuto, ve lo voglio fare vedere. Il motivo? Lo conosco. Era un bravo ragazzo. La sua musica normalmente è trap. Ora, io ho sentito 2 secondi di questa canzone nuova. Non era trap, sembrava qualcosa di diverso, ma chissà che proprio quando dico 2 secondi, era 2 secondi. So, la sentiamo insieme. Dimmi che ne pensate. Io, ogni volta che esce una canzone nuova, Cholo Cash, io la farò. Che io ci voglio portare il supporto, che è un ragazzo che conosco. Se non vi piace, chiedo scusa. Se vi piace, sentitelo di più. L'ho conosciuto a lui da quando aveva 13 anni. E sta a fare un po' di successo. Questo è cosa fa? Sta a guadagnare un po'. Anyways, la sentiamo insieme. I don't know chi c'è nel video. Tanti video che ho visto in passato sono pieni dei miei alunni. I don't know se questo video c'ha le mie alunni puri, ma vediamo. Alright, Cholo Cash. Leave me TFO. Sto a dire una parolaccia. The F word. The F. F. Ok. Alone. So lasciami stare. Quello è il titolo. Alright. The club told me you weren't in love. See that you're full of yourself. You need to work on yourself. Yeah, 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 yeah. You just need someone. Yeah, 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 yeah. You just wanna have fun. Yeah, 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 yeah. Questo non è musica trap. Questo è molto diverso da cosa ho sentito da lui nel passato. È più come un pop. I don't know come chiamarlo, ma non è trap. Questo, I think, siamo tutti alla stessa pagina. Ora, che tipo di musica, non sono sicuro. Ma in che direzione sta andando? Vediamo. Yeah, 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 yeah. A questa ragazza non la conosco. Yeah, non la conosco. Yeah, la ragazza non la conosco, I guess ha preso qualcuno che era una modella o qualcosa, un'attrice, per essere in parte nel video. La canzone è molto, è moderna, è pop, è più una pop rock, non è, questo non è rap, non è trap music, sicuramente non è. Tradizionalmente quelle cose sta a fare, I guess sta cambiando direzione, sta fare l'evoluzione della sua musica, che già sono 3-4 anni che lui sta a creare, so. Anyways, continuiamo con Leave Me The F Alone. Thank you.
Era diversa, no, è vero, non mi aspettavo niente vicino a questo, no, la sua musica non era così, almeno finora. Ora ci sono tre o quattro più nuove canzoni che non ho sentito ancora da lui, so, I don't know se è cambiato, io lo devo chiamare, c'ho il numero ancora, ci devo fare una chiamata, ci devo chiedere, ma stai cambiando stile o quella era giusto una volta? Or whatever. Anyways, se vi piace, dacci un po' di supporto, un bravo ragazzo. E se non vi piace, che ve lo posso dire? Iscrivetevi, clicca piace, amici. Ci sentiamo presto. Ciao.